non appena microfonato, ho ricevuto una telefonata in cui nella parte in cui non si sentiva, ovviamente, mi veniva solamente detto: è una espulsione scandalosa. Cioè, ci sentiamo dopo. Lei ha parlato con Renzi? Sì, perché guardi che non c'è niente non c'è niente di clamoroso. Non è che stiamo parlando così di un come ho parlato. Cioè, lei non si deve scusare, non ha ammazzato nessuno. Non mi sto scusando. Stia tranquillo. Non mi sto scusando, ma questa cosa è indegna. Quale cosa? Questa. Allora, scusate, voglio spiegare ai telespettatori. Formigli, voglio spiegare io. Adesso spiego io, poi le do la parola. Europea Mogherini, lei come ha chiamato il capo di Stato Maggiore della Difesa e altri sottosegretari per denunciare questa situazione scandalosa. Questo modo di fare informazione è scandaloso. Io la ringrazio e buonasera. Allora, scusate, qua nessuno ha capito. Avete capito qualcosa voi? Ho capito, sì. Allora, è successo una cosa. È successo che durante questa lungo viaggio, intervista con Nartini, è arrivata una telefonata. Che mi sembra una telefonata, diciamo, forse tra persone che si conoscono. Ed è questa qua, sentiamola. C'è il Renzi, un attimino, risponda il Renzi. Te non sei No. Matteo, buongiorno. Un pochino, ma probabilmente hanno... Sì, ho visto, aspetta, Matteo, e ti... sono microfonato, non vorrei che... Comunque, grazie. La frusta per il suo culo, comunque, te lo dico proprio sinceramente queste sere. Esatto. Vai, ciao. Grazie, ciao. Allora, Emiliano Liuzzi, Alba Parietti, Claudio Cerro.